Guardate come sono venuti belli, copertura perfetta e un cuore cremoso che solo i baci Perugina sanno regalare. Vi lascio agli ingredienti. Centocinquanta grammi di Nutella, 70 grammi di nocciole, 30 grammi di cacao amaro, 20 nocciole mettiamo da parte che serviranno per formare i nostri baci Perugina e occorreranno anche 280 grammi di cioccolato bianco. Incominciamo a ridurre le nocciole in granella. Verso le nocciole e verso anche il cacao amaro. Inizio ad amalgamare con una palettina tutti i miei ingredienti. E ora incomincio a lavorare il mio composto con le mani. Man mano che lavoriamo, le mani riscaldano la Nutella e il nostro impasto si compatterà sempre di più. Ed ecco il mio impasto pronto. Ora non ci resta che formare i nostri baci Perugina. Prendiamo un piccolo pezzettino dall'impasto, lo facciamo ruotare sulle mani e formiamo il nostro bacio. Una volta che abbiamo formato tutti i nostri baci Perugina, non ci resta che adagiare al centro la nocciola. Mi raccomando, per far venire la cupoletta del bacio Perugina, la nocciola ho posizionato con la puntina all'insù. Facciamo così con tutti i nostri baci. Ecco qua, una volta completati i nostri baci, ne verranno 22. Ora mettiamo a riposare in frigo coperti con pellicola trasparente e noi andiamo nel frattempo a sminuzzare il nostro cioccolato che ci servirà per fare la copertura. Iniziamo a preparare un pentolino che andiamo a sciogliere il nostro cioccolato a bagnomaria. Mettiamo poca acqua nel nostro pentolino e adagiamo al suo interno la boule con il cioccolato. A fiamma media, mi raccomando, con santa pazienza, piano piano facciamo sciogliere tutto il nostro cioccolato. Pian piano, mi raccomando. Ed ecco il nostro cioccolato pronto. Io non lo tolgo da sopra il pentolino. Prendo qualcosa e adagio il mio pentolino sopra per non far rovinare il mio piano da lavoro. Così con il vapore il cioccolato resta sempre caldo. Ora non ci resta che andare a ricoprire i nostri baci Perugina. Ora riprendo i miei baci Perugini dal frigo che sono completamente asciutti e comincio a... Mamma mia, che odore il cioccolato bianco, io l'adoro! Con un cucchiaino, ecco qua, copriamo tutto il bacio Perugina. Mi raccomando, coprite per bene. Poi agitiamo un po' la forchetta e togliamo tutto il nostro cioccolato in eccesso. Preparatevi un foglio di carta da forno che mettiamo i nostri baci Perugina sopra. Ed ecco qua, pronto il mio bacio Perugino. Facciamo così con tutti i nostri baci finché non li abbiamo tutti ricoperti. Facciamolo riposare finché non solidificano. Ed ecco pronti i miei baci Perugina. Vi assicuro che sono buonissimi. Ora vi faccio vedere anche come sono venuti al suo interno. Preparateli perché mi dovete credere, sono uguali a quelli originali. Provateli e poi mi fate sapere se non hanno lo stesso sapore. Ecco qua, guardate al suo interno come sono belli.
Io spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta e vi sono stata utile in questo video. Un bacio e alla prossima!